Allora ragazzi, se non avete già fatto, ricordatevi, mettete mi piace perché qua la gente mi guarda i video ma non è iscritta, quindi mi farebbe super piacere se lo mettete subito, così il mio algoritmo magari spinge questi video anche ad altra gente. Detto questo, oggi c'è una bellissima giornata, ottima per stare in smart working a lavorare, a scrivere codici e quant'altro. E niente ragazzi, ultima giornata lavorativa della settimana. Non vedo l'ora che sia finita del tutto. Del tutto. Oggi passo a pranzo dalla bolla, visto che l'altra sera stava male, non sono andato a cena, e però il pranzetto ci riusciamo. E ovviamente per andare. Ah, che carino questo cane. Per andare noi andiamo con il monopalla. Mi guardiamo. La destinazione. Mi sono portato anche il, come si chiama, il computer dietro, perché non so che ora finiamo, perché almeno posso lavorare, visto che lavoro da remoto, posso lavorare lì questo pomeriggio. E per pranzo ovviamente mi sono portato il sugo che ho fatto a ragù. Sta settimana c'è solo ragù, diventerò ragù e plana. E la pasta ce la mette lei. Ce la facciamo ragazzi, ce la facciamo con calma. Mi tocca superare tutte queste buche con one wheel. Ecco, questa qua è la buca che si cade in mezzo alla strada. Mi tocca fare lo slalom. Spero che mi sentiate in tutto questo, perché ho fatto un test e il video che è uscito oggi, della settimana scorsa, tipo avevo detto meno male che ho il microfono così sentite bene. In verità, quando ho messo il microfono mi sono reso conto in fase di montaggio che si sentiva malissimo, perché o per il fattore di questo peletto, oppure perché forse era troppo vicino alla bocca, non so come mai. Cioè ragazzi, guardate che bella giornata che si vola e io sto per fare un volo col one wheel. Guardate qua come riesco a superare il traffico, meno male che one wheel, faccio zacchete zacchete, meglio del motorino perché non consuma niente e sono anche un pochino più piccolino, quindi passano i posti più angusti. In tutto questo ho anche superato la macchina che è dietro di me, quella che aveva il cane, e quindi è proprio veloce. Dai, ce la facciamo. Ok, adesso si va. Garzetto mangiato, molto al fly, ragazzi, ora torniamo a casa a lavorare. Cioè, guardate che bella giornata comunque, questo soletto molto piacevole. Ogni volta che vado in queste viuzze mi perdo praticamente sempre. Aspetta, dove siamo? E via. E si torna, c'è un sacco d'acqua oggi nell'Adige. Io ogni volta qua ho paura di ammazzarmi. Dovrei mettermi il casco, mannaggia. Male che Elon Musk ha fatto la conferenza, guardate qua, è scesa del 9%. Miseria ladra, meno male che ero fiducioso che fosse un bel periodo per Tesla, ma cioè, non ho parole, non ho parole. Che ci devi fare? Non so perché ho la giacca, anche perché non è che ci sia freddo, anzi proprio per niente. Ora sto andando a fare il pieno e visto che da metalmeccanico ho dei bonus, delle cose che se vi ricordate anni fa, cioè mesi fa mi avevano dato 200 euro da usare in coupon come volevo io, ho scelto di usarli in benzina, quindi devo andare dal benzinaio che è convenzionato,
che è vicino a dove andrò ora a fare aperitivo con mio ex collega dell'azienda dove lavoravo, non l'ultima, cioè non quella di adesso, ma quella precedente. Quindi finalmente a distanza di mesi, mesi, mesi siamo riusciti a organizzare. Adesso vado là e capita a Fagiolo che proprio lì a fianco c'è un posto convenzionato, vado a fare il pieno e metano e dovrei arrivarci al pelo perché ho quasi, ho 10 km di autonomia e me ne servono 6, 13. Speriamo di arrivarci. speriamo di arrivarci. Qua la macchina mi dà tutti i segnali di fumo possibili. Mi dice Lorenzo, stai fermo, non ce la farai. Dai, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Che bel tempo, ragazzi, siamo ancora estate. Cioè, guarda che roba. Io tra 40 minuti devo essere fuori di casa. E non so cosa cucinarmi. Non vorrei farmi una pizza. Cioè, vorrei farmi una pizza, però. Una pizza? Ora? Piadine, non ho niente. Wurster? Non voglio mangiare sempre male, porca miseria. Però devo fare una spesa perché il risotto l'abbiamo già mangiato. Ah, ragazzi, io il risotto l'ho mangiato ieri. E ogni volta, 20 anni che vivo qua, non so, ma le luci bene. 20 anni di più, 28. Allora, risotto l'ho mangiato ieri. Potrei farmi una pizza, sul serio. Però con cosa? Questa è la domanda. Salsicce e patate? No, perché poi è come mangiare carne. Salsicce e patate non va mica bene. Dovrei farmi piuttosto prosciutto e funghi? Non ce l'ho. Ma ce l'ho, di la verità. Però è il prosciutto quello dei toast, me lo vorrei tenere per i toast. Potrei farmi qualcosa è chiaro, devo andarmi a comprare del pesce o qualcosa di sano perché qua non c'è niente. Pasta, l'ho già mangiata a pranzo. Qua in freezer di mio ho solo carne o pizza. Anche lì, vabbè, pizza surgelata, ma non diciamo niente. Ci sarebbe il pollo con le alette, però il pollo normale no, dovrei mangiarlo con patate, ma patate le ho mangiate tipo 3 volte questa settimana al lavoro. Vorrei farmi le piadine, ma non ci sono, quindi niente piadine. C'è salmino piccante. No. Ho mangiato anche l'hamburger. Dai, pizza, tonno e cipolla. L'ho capito come andava a finire. A meno che qua non sia. Sarebbe il salmone, ma sarebbe da scongelare. Minestrone non si fa in tempo, pizza con i wurster, tonno e cipolla, dai, facciamo tonno e cipolla, dai. Oh, ragazzi, finalmente usciamo oggi a fare questa passeggiata, a incontrare gli altri. Non volevo prendere la macchina perché volevo bere qualcosina stasera, anche se non posso ubriacarmi, chiaramente, perché domani lavoro alle 9 della mattina, che devo fare le foto per il brand di borse. E nessun criterio stasera anche nel vestirsi, perché come vedete la felpa della startup olandese dove lavoravo è una giacca in pelle nera, ma devo mantenere un po' il mio spirito da ingegnere. Mannaggia. Quindi ecco, stasera stiamo fuori, metti 2 o 3 orette, poi torno a casa a piedi, poi 20 minuti passeggiata all'andata, no, 15 all'andata, 15 ritorno, mi fanno fare un minimo di movimento. Poi torniamo a casa perché alle 9 domani siamo già in piedi scattanti a Ponte Pietra. La cate, la bolla e le altre che arriveranno. Non so neanche quanti siamo domani allo shooting, però vi porto con me che facciamo un po' anche indietro le quinte di come effettivamente funziona uno shooting fotografico, video e foto per un brand. Ragazzi, si continua, camparino fatto con De Maraia e adesso andiamo dagli altri. Eccoli questi qua. Comunque ragazzi, domani confermo osteria. Cos'è che Cosa fai l'evento? l'incontro con i fans?
Osteria, osteria con la bolla e gli altri, bisogna celebrare le occasioni della città che ci sono. Allora, questa biblioteca, ragazzi, dove venivo a studiare in tenera età, è una vecchia chiesa sconsacrata. 11:30 l'ora di chiusura. È ancora aperto? Ancora aperto, sì. Vuoi che andiamo dentro un'oretta a leggere qualcosa? Via, via, basta, abbiamo dato. Oh, ragazzi, serata finita, mezzanotte e un quarto, giù di lì. Alla fine non avevo voglia di fare serata, ci siamo bevuti un camparino molto in tranquillità, ma visto che domani devo appunto lavorare, meglio che io torni a casa ora. Quindi 10 minuti sono a letto. 10 minuti, finally. E come al solito, ragazzi, c'è poco da aggiungere, voi sapete com'è la procedura, però mi fa piacere se mettete un piace, se commentate, se vi iscrivete al canale. Dobbiamo arrivare al 2005, manca veramente poco, ragazzi, ci stiamo avvicinando, siamo gli sgoccioli oramai. E noi ci vediamo per il video di... noi ci vediamo domani alle 11, mi raccomando, il Dio algoritmo vi sarà molto riconoscente.